Buongiorno. Ciao, buongiorno. Benvenuto oggi a bordo di Hyundai Kona EV. Ti accompagnerà al lavoro? Curioso di provarla? Sì, sì. Andiamo. Ma di solito da casa quanto ci metti ad arrivare a Trigoria? No, adesso con questo Covid io metto 15-20 minuti per arrivare a Trigoria, sì. No, prima è un po' più complicato, dobbiamo partire un po' più prima. Perché c'è il traffico a Roma e... Ecco, a Roma di solito c'è un po' di traffico. Che rapporto hai con il traffico? Ti spazientisci facilmente oppure sopporti? No, è difficile. Qualche volta puoi andare tutto bene e io metto 15-20 minuti per arrivare a Trigoria, ma c'è il giorno posso mettere 40 minuti. Ah, ecco, sì, dipende insomma dalla giornata. Sì, sì, sì. Come ti è sembrata sta frenata? No, bene, bene. Hyundai è una marca fiabile, no? Affidabile. Affidabile. Hyundai è molto affidabile, sì, sì. Sì, sì, sì. E anche confortevole la guida, visto l'accelerazione è diversa rispetto anche a quella delle altre. Anche non si sente il motore. Ecco, infatti, stavo notando proprio lo stesso. Questo mi piace. Non si sente proprio, sì, silenziosissimo. Sì, sì. Quando accendo la macchina... Quasi non ti sei reso conto di averla accesa, è vero, è vero. Questa è la magia di Hyundai Kona. Sì. Tra l'altro, secondo te, che autonomia ha? Non lo so. Ti rendo indovinare? 400, no? 400, sì. Però no, anche di più, 600-700? Tra i 6 e i 700, voglio dire, insomma, è tanto. Hai delle strade, delle scorciatoie che usi per arrivare... a Trigoria? La Cristoforo Colombo? Sì. Ma sì, c'è tanti traffico, sì. Possiamo andare per dietro, mettiamo un po' più di tempo, ma c'è un traffico. Ah, un però po' hai più una strada alternativa modere. Che, sì, che sì, puoi sì. prendere. In macchina ti piace ascoltare la musica? Sì, 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 sì. Che musica senti? La musica francese un po'. Musica francese? Sì, francese. Anche adesso ascolto un po' più le musica italiana. Chi ti piace? Un po' di tutto. Qualche cantante italiano? Sì, no, perché già quando un italiano parla è quasi conta. Ah, è vero, sì. Perché l'italiano è molto musicale. Sì, per noi francese un italiano che parla è come se lo conta, allora mi piace la lingua, il paese, eccetera. Quante ne sai su Roma? Poco, perché con questo Covid... L'hai visitata poco. Mi sono andato a vedere il Colosseo, il Vaticano. Ah. Allora, sono andato alla Fontana di Trevi. Mi piace di andare alla spiaggia anche perché io sono vicino di Ostia. Sei andato a Ostia? Sì, bello. Adesso facciamo un contest per capire quanto conosci la città di Roma. Ti mettiamo subito alla prova. Ti sento scoraggiato, perché sei scoraggiato? 0 su 10. No, già ti dai 0 su 10. Proviamo. Trigoria, rispetto al centro di Roma, si trova a nord, sud, est o ovest? Al nord? Al nord, no? Meraviglioso. Sì? No, è al sud, esattamente all'opposto. Però... Ah sì, al sud, perché siamo sulla strada per andare al sud dell'Italia. Esatto. Allora, Trigoria è al sud di Roma. E l'hai imparato. Ci siamo con un'altra domanda. Questa potrebbe essere un po' più difficile. La via Flaminia, in che zona di Roma è? Nord, sud, est, ovest? Allora, sì, Trigoria è al sud, è al nord. Fantastico, se prima ho risposto sud. Certo, esatto, è vero. Vedi, già è più di zero, lo zero che ti eri dato all'inizio. Sono più vicini Castel Sant'Angelo e San Pietro o Piazza di Spagna e il Colosseo? L'hai visti tutti.
Coliseo, no? Colosseo e Piazza di Spagna sono più vicini, questa è la tua risposta definitiva? Sì. Sei proprio sicuro che sia? No, è l'altra, allora. È il Vaticano. Esatto, Castel Sant'Angelo e il Vaticano. Tra l'altro il centro di Roma lo puoi visitare con molta tranquillità perché Hyundai Kona non emette CO2, non emette anidride carbonica, quindi... Ah sì? Sì. Questo è un ulteriore vantaggio. Importante. Sicuramente questa la sai, perché sono vie dello shopping, ci si va spesso. È più lunga via dei condotti o via del corso? Via del corso? Via del corso, via del corso, perfetto. Vedi? Siamo già a due risposte esatte. Due su quattro. Questa forse è ancora più difficile, perché è un quartiere non famosissimo, soprattutto per gli stranieri, però vediamo. In che zona di Roma si trova Centocelle? All'est. Quasi? All'est? All'est, esatto, esatto, all'est. Roma sud-est. È un quartiere che sta iniziando ad essere un po' più conosciuto ultimamente, però anche quello da vedere, fra le cose da tenere da parte, così almeno le scopri piano piano. Grazie Jordan, allora, grazie e a presto te. Per un altro viaggio su Hyundai. Ciao. Ciao. Grazie.